Porta San Donato bis e dopo il 2013 porta a casa il Palio di Primavera del 2015. Una bella giornata di festa, seppur bagnata per tutto il pomeriggio dalla pioggia, quella che si è svolta ieri a Gualdo Tadino, popolata dai colori delle quattro porte che si sfidavano nel palio dedicato ai giovani. Dopo l'avvio della festa il sabato sera con il corteo storico e con il lancio della sfida da parte dei quattro priori, Gabriele Passari per San Martino, Alessandro Scassellati per San Donato, Andrea Monacelli per San Benedetto, Francesco Ridolfi per San Facondino, è stata la domenica pomeriggio il clou degli eventi, con i piccoli sbandieratori prima e i giochi poi. Asini di taglia piccola per l'occasione, circuito di gara ridotto, ma emozioni pur sempre forti. Ottima gara a carretto per San Martino con Alessio Passeri e Matteo Parlanti, che fermano il tempo a 36 secondi, piazzandosi al primo posto, seguiti da San Donato e a pari merito San Benedetto e San Facondino, penalizzati per non essere riusciti a terminare correttamente il giro di gara. Gli asini, in questo caso, protagonisti assoluti, con qualche bizza di troppo che non ha inficiato, tuttavia, sulla bravura di aurighe e frenatori applauditi dal pubblico. Fionda appannaggio di Porta San Donato, con un bravissimo Samuele Brunetti, figlio d'arte, che unico nella giornata centra i cinque piatti, lunghi spareggi per i secondi, terzi e quarti posti. Anche l'arco parla bianco-giallo con Federico Acciari, che esce dalla piazza con un 43 di punteggio davvero imbattibile anche per i bravissimi arcieri che seguono, ma che non riescono a strappare il primo posto. Gara a pelo emozionante come sempre, dove un abilissimo Edoardo Mariani di San Martino non fa passare nessuno e regala il primo posto in gara alla porta rosso-gialla. Non basta tuttavia per il palio dipinto da Marta Barberini, che finisce in mano dei giovani portaioli di San Donato. Applausi per tutti a fine giornata, come lo spirito vero dei giochi sa sempre regalare.